Allora, tolgo la mascherina se rimanete così. Prego. Allora, Presidente, insomma, si sperimenta questa alleanza importante all'interno del centro-sinistra, un'alleanza che sui territori spera possa dare dei frutti importanti. Io spero che queste intese che vengono raggiunte, come in questo caso, possano avere il riconoscimento da parte dei cittadini. Noi abbiamo sempre cercato di dialogare, perché laddove ci sono le condizioni per dialogare, ovviamente, e c'è la possibilità di presentare un progetto solido e concreto, noi ci siamo, come in questo caso. E quindi speriamo che questi frutti, confidiamo, siano apprezzati dalla comunità locale. Presidente, ha votato per il referendum sulla depenalizzazione della cannabis? Ha votato per il referendum, non c'è ancora un referendum. Per la raccolta delle firme, quindi no, non ho firmato. Prego. Ci sono delle forze politiche che mostrano ancora ambiguità sulla questione dei vaccini. No, su questo io anche è da tempo che sto dicendo, è importante che le forze politiche tutte, senza distinzione di colore, io auspico non solo quelle che hanno assunto una responsabilità di governo, ma anche le altre che sono all'opposizione come Fratelli d'Italia, prendano posizioni chiare sulla campagna vaccinale, perché il vaccino salva le vite, dobbiamo partire da questo presupposto e se abbiamo questo presupposto, condividiamo questo presupposto, dobbiamo completare la campagna vaccinale. Completare la campagna vaccinale è la ragione per cui noi appoggiamo, sosteniamo anche queste ultime misure. Perché è chiaro che in questo momento è il Green Pass, come dimostrano anche i numeri, gli incrementi e il numero dei vaccinati in questi giorni, è lo strumento per perseguire la sicurezza sociale e sanitaria del Paese. Presidente, dobbiamo mettere in sicurezza il Paese. Presidente, incontrerà Letta subito dopo le elezioni comunali per decidere la leadership, per decidere la sua candidatura a Premier? No, ma non è all'ordine del giorno la mia candidatura a Premier né la candidatura di nessun altro a Premier. Abbiamo un governo, dobbiamo lavorare responsabilmente per affrontare al meglio questa fase della vita politica, economica e istituzionale del Paese. Abbiamo un Premier che si chiama Mario Draghi, lo sosteniamo, lo appoggiamo e diamo un contributo come Movimento 5 Stelle molto incisivo, con grande senso di responsabilità, molto leale, perché ovviamente il governo possa adottare le migliori misure nell'interesse dei cittadini. A febbraio si elegge il Presidente della Repubblica. Si è già iniziata un'interlocuzione? L'ha detto lei, a febbraio. siamo ancora invece in un periodo in cui dobbiamo concentrarci sulle tante misure. Noi abbiamo dalle pensioni, ammortizzatori sociali, fisco, concorrenza, abbiamo tantissime misure, dobbiamo mantenere tutte le forze politiche, dobbiamo mantenere concentrazione massima, perché queste misure che ci attengono, queste riforme sono fondamentali. Assolutamente sì, a me fa molto piacere anche qui a San Nicandro, in un contesto a me molto caro, evidentemente lo sapete, che ho vissuto per tanto tempo da queste parti sul Gargano e conosco bene questi posti, e questo entusiasmo fa molto piacere, la presenza delle persone, c'è una reale voglia di confrontarsi, non solo di ascoltare comizi, tradizionali comizi, ma di dialogare, di confrontarsi, c'è voglia di partecipare a qualche progetto politico importante, solido, e da questo punto di vista lavorare perché il Movimento 5 Stelle abbia anche la capacità molto più intensa rispetto al passato di dialogare costantemente con i territori è sicuramente il mio obiettivo. Di qui la previsione, la creazione in prospettiva di gruppi territoriali e forum tematici. Ne sono a conoscenza perché con i consiglieri ne abbiamo parlato, i consiglieri che sono in maggioranza ne abbiamo parlato e anche qui, ecco qui anche,
e ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso e ci siamo resi conto, loro per primi hanno rappresentato che quell'emendamento per le implicazioni anche che comportava non era accettabile. Quindi abbiamo convenuto tutti, insomma mi è stato chiesto da loro, io ben felice che va abrogato quel trattamento di fine mandato, quella norma così come da ultima approvata, e va invece rimpostato un discorso completamente nuovo. Il Movimento 5 Stelle su questo sarà in prima fila per eliminare quella norma, per abrogare quella norma e invece introdurre una norma che sia compatibile anche con i nostri principi e valori. Presidente, in Puglia, e intanto il Presidente Emiliano comunque ha fatto una sorta di endorsement al Salvini, come lo giudica? Non lo ritengo, l'ho letto, sono stato aggiornato, non lo ritengo un vero e proprio endorsement a Salvini, fatto credo un ragionamento più ampio, ma il problema vero, guardi, è che anche in questa fase di governo noi stiamo lavorando con la Lega, però la Lega, ripeto, deve anche essere conseguente. Quando ci si assume una responsabilità di governo, poi evidentemente bisogna lavorare nell'interesse non di bottega, tornaconto personale o di partito, ma nell'interesse del Paese. È per questo che in un dialogo che deve essere necessariamente franco e speriamo che dia buoni frutti per l'azione di governo complessiva, noi auspichiamo che la Lega sui vari passaggi diventi pienamente consapevole di avere una responsabilità di governo e quindi lasciando perdere qualche percentuale di consenso qui e lì, che ogni tanto no, arrivano questi sondaggi che suggestionano un po' il leader di partito. Grazie. Basta così, grazie. Scusate, facciamo. Sì.